Il Pescara è ripartito, non una prova scintillante ma vincente, quel che più conta. Meno belli ma compatti e soprattutto più efficaci. I biancazzurri non hanno rubato l'occhio, hanno badato al sodo e conquistato l'ottavo successo in campionato, il settimo all'Adriatico. A dire il vero, primo tempo non memorabile, sotto ritmo contro un avversario totalmente rinunciatario. Ripresa invece giocata con più coraggio, baricentro spostato in avanti e intensità. La perla di Brugman ha riscaldato una serata gelida, una rete d'autore, la terza in campionato per il capitano, la prima da tre punti, dopo le precedenti realizzate a Padova, 2-2 e contro l'Ascoli all'Adriatico, partita finita 1-1. Dato statistico da sottolineare, 18° gol dei 25 totali realizzato nei secondi tempi, 29 punti, bottino considerevole. Terzo posto in classifica assieme al Verona che ha strapazzato il Cittadella 4-0 e al Lecce che invece ha riposato. Ora il tanto agognato salto di qualità in trasferta. Finora solo 7 punti, un successo e 4 pareggi in 8 sfide disputate lontano dal pubblico amico. Dunque a Salerno, domani, inizio ore 15, nuovo esame per tentare di invertire il trend dopo gli ultimi 3 KO di fila patiti contro Palermo, Perugia e Verona.